TG, a tutti, buonasera. Partiamo con il consueto aggiornamento sull'andamento del coronavirus nelle ultime 24 ore nella provincia di Prato. Oggi per la città è una giornata decisamente nera. I morti sono infatti 7. Sentite. Compie un deciso balzo in avanti nella provincia di Prato il numero dei decessi causati dal coronavirus. Se ne contano infatti altri 7 che fanno salire il bilancio a 280. Gli ultimi morti sono tutti di Prato: una donna di 68 anni deceduta nella sua abitazione, una donna di 82 morta all'ospedale Santo Stefano, una donna di 93 che era ricoverata alle cure intermedie, un uomo di 82 ricoverato nella struttura I Fraticini di Firenze, un uomo di 83 e un altro di 93, entrambi ricoverati alla Melagrana, un 81enne ricoverato all'ospedale di Prato. Alto il numero dei decessi a Prato, soprattutto se si tiene conto che in tutto il resto della Toscana i morti nelle ultime 24 ore sono stati 19, per un totale, sommando quelli pratesi, di 26, 12 uomini e 14 donne con un'età media di 81 anni. Resta basso invece il numero dei contagi, 13 nell'area pratese, totale 10.940. 46, 241 in tutta la regione, dove a oggi ne sono stati rilevati complessivamente 128.438. È quanto riporta il bollettino diffuso dalla regione per illustrare l'andamento dell'epidemia e fare il punto ad oggi. I nuovi contagi sono emersi dall'analisi di oltre 7.600 tamponi molecolari e oltre 5.600 rapidi. Escludendo i controlli, il tasso di positività è al 5,7%. Rispetto a ieri sono diminuiti i ricoveri. Negli ospedali toscani ci sono attualmente 836 pazienti, 121 dei quali in terapia intensiva. Complessivamente la riduzione dei posti letto occupati è pari a 9. 293 le guarigioni dichiarate nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle persone guarite dal Covid a oltre 116.000, comprese quelle che sono ancora positive ma divenute asintomatiche dopo aver manifestato i sintomi della malattia. Alle 12 di oggi si sono contati 874 nuovi vaccini somministrati. In tutto le somministrazioni sono 71.388 in Toscana e di queste 3.112 sono riferite all'area pratese. La Toscana è undicesima in Italia per tasso di mortalità, dodicesima per numerosità di casi e nona per percentuali di vaccini somministrati sulla quantità consegnata. Nel 2020 a Prato sono morte 2.469 persone, mai così tante negli ultimi 5 anni. Vi dice tutto Eleonora Barbieri. Sono 2.469 le persone decedute nel comune di Prato nel 2020. È il numero più alto degli ultimi 5 anni. In particolare, rispetto al 2019, sono 339 unità in più, pari a quasi il 16%, mentre rispetto al 2018, che fino ad oggi era stato l'anno peggiore, con 2.287 morti, 182 in più. I dati pubblicati dall'Ufficio Statistica del Comune di Prato non indicano le cause dei decessi, ma è chiaro che questi numeri sono influenzati dall'emergenza Covid, che ha pesantemente caratterizzato il 2020. Basta dare un'occhiata all'andamento mensile dei morti. Ottobre, novembre e dicembre registrano dei forti aumenti rispetto agli altri mesi, alla media annuale, che è pari a 205 unità. Novembre è in assoluto il mese peggiore, con 309 decessi, un numero alto che non ritroviamo in nessuno dei 12 mesi delle ultime 5 annualità analizzate, e ben al di sopra del totale registrato nel novembre nei precedenti 4 anni, dove la media era di 187 decessi. Seguono ottobre con 249 morti e dicembre con 246. Gli altri mesi sopra quota 200 sono marzo e aprile, che non a caso coincidono con il primo picco della pandemia. Entriamo nel dettaglio. Il 78,6% dei 2.469 morti registrati nel 2020 erano residenti nel comune di Prato. Il 12,35% viveva negli altri comuni del Pratese. Il 4,17% nella provincia di Firenze, l'1,86% in quella di Pistoia, lo 0,69% dal resto della Toscana, l'1,3% nel resto d'Italia. L'età media al momento del decesso era di 81,31 anni, simile a quella degli ultimi 5 anni. La quasi totalità dei morti è italiana, ben 2.409 persone, 25 i cinesi, 12 gli albanesi, 9 gli africani, 4 altri asiatici e per poche unità altri paesi comunitari e non.
Ha raggirato una donna di 90 anni facendole credere che il nipote fosse in una situazione di difficoltà e che servivano soldi per aiutarlo. È successo ieri. L'anziana, che abita in via Roma al soccorso, è stata contattata da uno sconosciuto al telefono. Il malvivente le ha detto che il nipote era nei guai e che avrebbe dovuto fargli avere subito dei soldi. Così, quando poco dopo un uomo si è presentato alla porta della novantenne, la donna gli ha consegnato tutti i soldi che aveva, 160 euro pochi, e quindi ha aggiunto anche una catenina d'oro. Lo sconosciuto le ha invece lasciato un pacco di ringraziamento, poi risultato contenere due confezioni di caffè. Solo a quel punto l'anziana ha chiamato la figlia chiedendo notizie del nipote. Quando ha saputo che il ragazzo era a casa e stava bene, ha capito di essere stata truffata. È stata così avvertita la polizia, che ha mandato sul posto una volante. Sono subito cominciate le indagini, le ricerche dell'uomo, ma ovviamente non c'era più nessuna traccia. Era ricercato da settembre dopo essere stato condannato a un anno e 18 giorni di carcere per una rapina commessa a Prato nel 2017. Fino a ieri però le forze dell'ordine non erano riuscite a rintracciarlo. La svolta c'è stata la scorsa notte, quando una pattuglia delle volanti ha imposto l'alt in via Filzi ad un'auto con a bordo due persone. Il conducente, un marocchino di 35 anni, non aveva con sé la patente ed è stato quindi multato. Quando però i poliziotti hanno identificato il passeggero, anche lui marocchino, 48 anni, hanno scoperto che sul suo capo pendeva l'ordine di carcerazione, quindi è scattato l'arresto, l'uomo è stato portato al carcere della Dogaia. Cambiamo argomento, parliamo di economia, artigiani, industriali, insomma le categorie economiche fanno fronte comune per il rilancio del distretto. La politica, dicono, ci dia una mano. Sentite Alessandra Grati. L'ultima volta che le associazioni degli industriali e degli artigiani si sono sedute intorno a un tavolo per pensare in modo congiunto al futuro del distretto era il 2009. Ora, con gli effetti della pandemia, tornano a collaborare per presentare progetti concreti per il rilancio dell'economia tessile, utilizzando le risorse del Recovery Plan. Il documento, firmato da Confindustria Toscana Nord, Confartigianato e CNA, è stato presentato in una videoconferenza. I sistemi associativi, qui oggi ce ne sono tre, i più importanti sul territorio per quanto riguarda il manifatturiero, fanno delle proposte e agiscono con delle modalità che servono appunto al territorio. Stanno facendo la loro parte, ma tutto questo non avrà alcun effetto se anche la politica non farà la sua parte. Richieste che sono state sintetizzate in 10 punti per quanto riguarda il governo e 7 per la regione. Tra queste anche un osservatorio speciale. Chiesto anche un osservatorio permanente della crisi con l'IRPET, che ci può dare una mano a certificare certi dati che ci permetteranno poi anche di fare delle analisi più veritiere e sicuramente concrete per poter poi mettere in atto degli strumenti di emergenza. Si torna a parlare di aggregazioni. Al di là della forma e del modo in cui le si portano avanti, è chiaro, tutti sappiamo che il mercato ha bisogno di avere strutture di imprenditoriali, definiamolo così, a tutti i livelli, ma anche artigiani forti, capaci di competere e di reggere anche le eventuali crisi. Tra i temi proposti ritorna all'economia circolare, con un'attenzione particolare al problema degli scarti tessili e degli impianti di smaltimento, e quello delle infrastrutture e della digitalizzazione. Il settore moda ha subito durante la pandemia una perdita di oltre il 30% del fatturato, ma resta comunque uno dei settori strategici per il Paese. Ripartono i macchinari del Buzzi Lab, ma solo per fini didattici, di ricerca e di formazione. Nessuna prospettiva invece per il conto terzi, inteso come attività rivolta alle aziende. È partita l'attività di formazione dei professori, ma per ora è prematuro parlare di attività a conto terzi, spiega il dirigente Alessandro Marinelli. Se ci saranno le condizioni verrà ripresa, ma sempre legata alla didattica. I macchinari in dotazione al Buzzi Lab verranno utilizzati per ricerca
ricerche non solo finalizzate al tessile, tanto che in questi mesi ci sono stati contatti con la Facoltà di Medicina di Firenze per un progetto di condivisione delle tecnologie. Nessuna novità invece sul fronte delle azioni legali. La Corte dei Conti, a cui sono stati inviati due esposti per valutare i presunti danni erariali e l'esistenza di una responsabilità amministrativa, non si è infatti ancora espressa. E ci sono novità domani nel settore del commercio. Barbieri. Domani mattina riapre la Coop di Via Bologna, chiusa da mesi per la ristrutturazione dei locali. Nonostante la vicinanza del supermercato di Via Targetti, inaugurato quasi un anno fa, Unicoop Firenze non ha voluto rinunciare a questo punto vendita per venire incontro alle richieste dei soci e, riconoscendo la riscoperta dei negozi di vicinato nelle abitudini dei consumatori, incentivata anche dalla pandemia. C'è una richiesta maggiore da parte non solo dei nostri soci, della cittadinanza in generale, di qualcosa di più semplice, più vicino a casa, che mi aiuti anche a fare gli acquisti senza dovermi trattenere troppo nel punto di vendita. I quasi 300 metri quadrati al civico 203 di Via Bologna quindi sono stati pensati come un negozio di vicinato per la spesa quotidiana, in cui domina il prodotto fresco con un'attenzione per il territorio, ma senza rinunciare a un assortimento industriale e ai surgelati per dare al consumatore una buona possibilità di scelta. La disposizione interna riflette questa filosofia, con il banco forno gastronomia al centro del locale. È stato mantenuto anche l'ingresso da Via Moggi, proprio per venire incontro alle esigenze di chi abita in zona, soprattutto se anziano, e ci sarà anche la possibilità di pagare le bollette. Per noi è stata una grande soddisfazione per i soci poter riavere finalmente questo negozio. Il giovane responsabile del negozio, Matteo Mele, lo definisce una bottega moderna in cui la tecnologia non toglie spazio ai rapporti umani, che sono e restano la caratteristica di questa tipologia di negozio. Cercare di essere moderni, ma allo stesso tempo riportare il rapporto che c'era tra le persone e nelle botteghe di un tempo. Anche l'orario di apertura sarà quello tipico delle botteghe, con chiusura tra le 13.30 e le 15.30 e l'intera domenica. Il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine è fissato alle 9.30. Sono previste promozioni particolari per i primi 7 giorni. Forte anche l'impegno sul fronte occupazionale. Le persone lavoravano qui l'anno scorso, ormai sono nei nostri punti vendita di Prato, quindi lo riapriamo con 9 assunzioni. Quello di Via Bologna è il 6° punto vendita Unicoop Firenze della provincia di Prato, ma non è detto che sia l'ultimo. Non possiamo pensare di star fermi, cercheremo di, in qualche maniera di aumentare la nostra presenza e di per offrire un maggior servizio ai nostri soci, e sono tantissimi, sono la metà della popolazione di questa città. Questo è il nostro ultimo servizio, non ce ne sono altri, io mi fermo qui. Grazie a tutti per averci seguito, arrivederci.